Nella domenica che regala alla Castellanzese la certezza matematica dell'approdo ai playoff, ci è parso sensato dare spazio alle emozioni dei protagonisti. Mamma mia Martinelli, 3M che sanciscono finalmente il raggiungimento di un obiettivo. Eccoci qua con l'autore del gol che ha deciso la partita contro la Rescaldinese. Le tue emozioni dopo il gol, Massimo? Ma sono il risultato di tutto il lavoro svolto, di tutti i sacrifici fatti durante l'anno che vengono a realizzarsi con, quando la rete si gonfia. Hai visto tutto il lavoro dare finalmente frutto, adesso finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello dei playoff. Chiaro, deve essere un punto di partenza, non un punto di arrivo. Adesso come ci si prepara a un obiettivo che volevate raggiungere, l'avete raggiunto, adesso bisogna ancora di più stringere i denti per, come hai detto giustamente tu, ripartire da quello che è appunto un punto di partenza. Sì, chiaro, lavorare col mister come stiamo facendo durante la settimana, che poi dopo la domenica avrà tutte le conseguenze. Il sacrificio di tutti può dare dei ottimi risultati. Grazie mille Massimo, complimenti per il gol e complimenti anche ai tuoi compagni. Grazie. Eccoci in compagnia con Federico Gallucci, il portierone della Castellanzese che oggi ha tenuto in partita i neroverdi anche nei momenti più difficili della partita. Federico, primissima domanda, con questa vittoria questi benedetti playoff sono finalmente arrivati. Le tue emozioni? Un'emozione grandissima, non solo mia, di tutta la squadra. Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà notevoli durante l'anno, soprattutto nel ritorno, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Hai accennato i momenti di difficoltà, una stagione non difficile, ma alla fine i playoff meritatamente sono arrivati. Ti senti un po' il leader di questo gruppo? Anche oggi hai comandato a menadito come sempre i tuoi compagni di reparto, hai sempre sostenuto la squadra, il tuo vocione si è fatto sentire assolutamente oltre che alle tue parate. Vabbè, questo è il ruolo del portiere, poi leader, siamo tutti leader e tutti uguali dentro uno spogliatoio, un gran gruppo. Benissimo, in bocca al lupo allora per i playoff e ancora complimenti. Ciao. Grazie a voi. Cominciamo subito con una domanda, le chiedo sincerità, quando ha visto finalmente la rete gonfiarsi dopo il vantaggio dei suoi ragazzi, cosa ha provato? Sicuramente è ancora il momento di un obiettivo che noi ci siamo proposti all'inizio, visto che il Cassa era molto molto distante, per cui il nostro secondo obiettivo era quello di arrivare nei playoff, per cui la contentezza per il raggiungimento di questo obiettivo, per cui i ragazzi di settimana veramente hanno lavorato molto molto e ci credevamo tantissimo. Scaldina non ci ha regalato assolutamente niente, ha fatto la sua grandissima partita anche loro. L'appuntamento è per domenica al Comunale con il Cantello per il primo turno playoff, girone A di prima.